queste non son più lacrime che fuori sparco per gli occhi consigli. Benvenuti sul canale video YouTube di Italia Medievale. Oggi abbiamo il grande piacere di poter presentare un saggio appena uscito per Salerno Editore, che è Savonarola di Marco Pellegrini, 372 pagine, 25 euro, e il grande piacere deriva dal fatto che abbiamo con noi l'autore. Io lascio subito la parola al nostro consigliere del direttivo Giuseppe Bianchi per una doverosa introduzione. Prego Giuseppe. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti, buongiorno professor Pellegrini, proprio buongiorno. Due righe di bio. Marco Pellegrini è nato a Bergamo, si è formato alla Scuola Normale di Pisa, insegna storia moderna e storia del Rinascimento all'Università di Bergamo ed è nel comitato scientifico della collana Renascenza per Anacca Editore, dedicata alla storia della filosofia del Rinascimento. Specialista di storia della Chiesa Rinascimentale, è autore di una biografia del cardinale Ascanio Sforza pubblicata dall'Istituto Storico Italiano per il Medioevo ed è saggio Il Papato nel Rinascimento del 2010. Ha curato l'edizione del volume dodicesimo delle lettere di Lorenzo de' Medici nel 2007 e anche specialista di storia delle crociate tardive o rinascimentali a cui ha dedicato vari testi, le crociate dopo le crociate, la crociata nel Rinascimento, mutazione di un mito, guerra santa contro i turchi e poi si è cimentato anche nella storia militare del Rinascimento con le guerre d'Italia. Al tema dell'umanesimo rinascimentale, e qui vedremo, poi entriamo proprio nel tema di Savonarola, ha dedicato due monografie, Religione e umanesimo nel primo Rinascimento e Umanesimo, il lato incompiuto della modernità. E poi ha curato per l'Istituto Treccani varie voci del dizionario biografico degli italiani e dell'Enciclopedia dei Papi, tra cui il cardinale Ascanio Sforza, naturalmente, Papa Innocenzo VIII Cibo e Papa Leone X Medici. Terminiamo qui questa breve bio e cominciamo subito a entrare nel tema con il professor Pellegrini. Girolamo Savonarola. Talvolta capita di sentire la domanda se Savonarola sia da considerare uomo del Medioevo, del Rinascimento, perché si colloca proprio in questi ultimi anni del Quattrocento. Ora, questa contrapposizione Medioevo-Rinascimento è già un po' un frutto avvelenato dell'abuso dei recinti cronologici di queste cesure convenzionali, che hanno portato a contrapporre il buio ignorante Medioevo, con la religiosa superstizione, e l'illuminato e colto irenistico Rinascimento, col suo afflato antireligioso così moderno. In alcuni interventi sul tema il professor Pellegrini ha già ribadito il rischio di questa presa di posizione rigida e fuorviante facendo emergere le radici spirituali del Rinascimento. Come si pone Savonarola in questo contesto cronologico ma anche culturale e spirituale? Savonarola si pone come un profeta e quindi è uomo del Rinascimento, essendo il Rinascimento frutto di una profezia. Non dimentichiamo che gli umanisti, gli araldi dell'età nuova che andava aprendosi, lasciandosi alle spalle l'età buia, quella che poi sarà chiamata il Medioevo, erano a loro modo dei profeti, degli araldi di una nuova etas che stava arrivando, un'età di rinnovamento, di renovatio, un rinnovamento eminentemente culturale, ma comunque pur sempre spirituale. E a questo punto possiamo definire quindi gli umanisti come gli araldi di un rinnovamento di un mondo percepito come vecchio, come stantio, come in fase di scadenza, sulla base di un'aspettazione di novità. Bene, non diversamente, Savonarola propose ai suoi contemporanei il messaggio di una nuova età, un mondo nuovo che stava per arrivare. Certo, però, la profezia savonaroliana era agli antipodi della profezia degli umanisti e soprattutto degli umanisti imbevuti di classicismo, per i quali il rinnovamento avveniva per via eminentemente culturale, attraverso il ritorno in vita delle antiche lettere e degli antichi saperi. Per Savonarola è piuttosto un rinnovamento della fede cristiana, che avviene dentro la Chiesa e avviene poi attraverso una espansione della Chiesa. La profezia del mondo nuovo che Savonarola lanciò ai suoi contemporanei
prevedeva ad esempio l'imminente conversione degli ebrei e dei musulmani al cristianesimo. Questo è un dato su cui forse non si è mai riflettuto abbastanza. La Renovatio Savonaroliana è una Renovatio universale. Parte da Firenze, investe l'Italia, il centro spirituale dell'Italia è Roma, ma di lì rimbalza verso l'Europa e verso il mondo. Quindi appartiene la profezia savonaroliana a quel lungo filone di profetismo apocalittico che proprio nell'epoca che noi definiamo a buon diritto Rinascimento ebbe un risveglio. Le direzioni poi furono diverse. Per concludere, Savonarola fu il profeta di un'età nuova, non diversamente appunto dagli araldi del Rinascimento, ma si contrappose all'umanesimo classicista in cui ravvisò le sindrome di un ritorno neopagano, quindi interpretò le umane lettere in una chiave eminentemente paganeggiante, quindi forse in una maniera anche unilaterale, ma certamente era funzionale alla sua ideologia. Ma possiamo definire Savonarola, gli umanisti, il Rinascimento come fenomeni contemporanei, come fenomeni appartenenti a uno stesso contesto storico-culturale. Quindi, diciamo, Savonarola trovò un iniziale successo e molti seguaci perché era un uomo del suo tempo, con le categorie del suo tempo, quindi il profetismo biblico tra il messianico e l'apocalittico, o spiccò perché risultava fuori, in totale rottura? Oppure c'è una via di mezzo per cui era immerso nel suo tempo, ma ne seppe rinvigorire le categorie? Era immerso nel suo tempo, ma era un uomo profondamente nutrito di spiritualità biblica e la sua concezione della profezia e del ruolo del profeta era modellato sulla Bibbia. Era un profetismo di stampo biblico. Quindi da questo punto di vista era altra cosa rispetto al revival di un certo profetismo pagano. Pensiamo appunto alle sibille, pensiamo appunto agli oracoli, a questa tradizione antichissima di profetismo religioso che proprio nell'umanesimo del 400 trovò una rivalutazione. Savonarola era certamente agli antipodi da questa, rispetto a questo filone. D'altro canto, gli adepti di questo stesso filone, e mi riferisco a Marsilio Ficino, mi riferisco a Giovanni Pico della Mirandola, svilupparono inizialmente un'enorme ammirazione per Savonarola. Non trovarono affatto il suo annuncio in contrasto con le loro attese di renovatio nel tempo presente, perché il mondo presente era gravido in qualche modo di un cambiamento che stava per arrivare e in un primo tempo certamente ci fu una convergenza di attese. Savonarola divenne quindi il predicatore più popolare di Firenze, non soltanto nei ceti, diciamo, popolari e nei ceti, come dire, cittadini, ma anche nell'elite colta, e lo dimostra appunto l'iniziale ammirazione che un Marsilio Ficino rivolse a Fra Girolamo. L'ammirazione di Giovanni Pico della Mirandola durò per tutta la vita del mirandolano. L'ammirazione di Ficino invece a un certo punto venne meno e subentrò in Ficino un distacco non scevro da opportunismo. Ficino era uomo dell'establishment, era un canonico della cattedrale di Firenze, doveva quindi pensare anche a salvare il proprio status e a salvare il buon ordine della città. Ecco perché vediamo questa svolta veramente sbalorditiva in Marsilio Ficino, da un'iniziale ammirazione verso Savonarola a una diagnosi tremenda come fu quella dell'identificazione di Savonarola con l'anticristo. Il professore ha già anticipato una risposta alla domanda su come fosse recepita la predicazione di Savonarola a Firenze, quindi sia i ceti più semplici sia le élite, per motivazioni naturalmente diverse. Abbiamo parlato di Pico della Mirandola, che è colui che porta sostanzialmente, che fa arrivare attraverso la sua raccomandazione a Lorenzo de' Medici e Savonarola a Firenze. Quindi come arriva Savonarola a Firenze prima di Pico? Cioè dove affondano le sue radici personali e culturali e in quale contesto interagisce? Le radici di Savonarola affondano anzitutto nella corte estense di Ferrara,
dove suo nonno Michele Savonarola ricopriva un ruolo eminente in qualità di archiatra, in qualità di medico personale del duca, ma anche diciamo di tutta quella che è l'elite della città, uomo certamente in vista, al punto che Michele trovò opportuno trasferirsi dalla natia Padova a Ferrara, addirittura fondando un nuovo ramo ferrarese, quindi della sua discendenza. Michele fu il vero educatore del piccolo Girolamo, il quale ebbe un influsso molto limitato da parte della figura paterna, mentre certamente fu plasmato dal contatto con questo nonno così autorevole. Di Michele Savonarola conosciamo molte cose, anche perché fu autore di scritti che ci sono pervenuti. Non era solamente un medico, ed era un medico molto affermato ai suoi tempi, era anche un moralista. Era un uomo dalla profonda coscienza cristiana. Era un critico della società dei suoi tempi, che a suo modo stigmatizzò attraverso, ad esempio, la censura di tipo religioso. Sicuramente dai colloqui con questo nonno così austero, così esigente, il piccolo Girolamo assorbì moltissimo, assorbì una visione seria, estremamente seria, tendente al tragico della vita, assorbì la percezione che il mondo, e soprattutto il bel mondo, il mondo dell'aristocrazia, il mondo della corte, il mondo dei principi, è fondato sulla vanità, è fondato sui vizi, è fondato su alcune dinamiche peccaminose, perché tali appunto venivano giudicate nell'ottica severamente cristiana di Michele, nonché poi di Girolamo, e quindi di questo mondo è bene diffidare, nonostante la colorata e sgargiante esuberanza che manifesta quella gioia di vivere che è in qualche modo la parola d'ordine del Rinascimento, e specialmente del Rinascimento interpretato da una corte come quella di Ferrara, dove dietro le quinte avvenivano le nefandezze più inconfessabili, ma sul palcoscenico si rappresentava questo gioco, se vogliamo, estremamente attraente, estremamente sofisticato, che è in tessuto intrecciato di sensualità, di attrattive, di piaceri della vita, liberamente ricercati e goduti. Bene, su tutto questo l'anziano e autorevole archiatra di corte proferì le sue riserve, e sicuramente tutte queste riserve vennero poi assorbite, recepite, introiettate, rielaborate da un nipotino, dallo straordinario genio vocato e portato alla riflessione moralistica, ma dalla riflessione moralistica poi ben presto il passo sarebbe spiccato verso la teologia speculativa addirittura, come era appunto il piccolo Girolamo, che da adolescente però rimase poi privato di questo nonno che morì, ma facendo però sicuramente in tempo a completare il ciclo della sua formazione primaria, tanto che, volendo usare una battuta molto efficace e non lontana dalla realtà, in Michele Savonarola va visto il fondatore del savonarolismo, anche se poi ovviamente questo concetto è associato al suo ben più illustre nipote Girolamo. È bella questa figura proprio della trasmissione, anche che salta una generazione ma passa lo stesso e si espande. Quindi arriviamo a questa vena moralistica, a questo falò delle vanità che diventa, diciamo, un'immagine destinata a restare nei secoli. Ecco, dal falò delle vanità all'influenza sugli artisti del tempo, perché abbiamo visto che c'è l'influenza sui letterati. Marsilio Ficino si staccherà, Pico della Mirandola resta sempre amico, vicino, non rinnega mai il suo rapporto, la sua stima per Savonarola. Ma gli artisti del tempo, a partire da Michelangelo e quelli che anche magari vedono le loro opere bruciate, come recepiscono il messaggio savonareano? C'è qualcuno che lo accetta, lo fa proprio, si oppone, qualcuno che lo accetta ma per salvare le sue opere si posiziona? Dunque,
Per rispondere a questa domanda occorre anzitutto tenere presente che l'artista all'epoca è un artigiano che è innanzitutto in rapporto con un mercato che domanda generi, come dire, di consumo artistico che possono però variare nel tempo a seconda delle mode e a seconda dei gusti. Ci fu certamente un'età laurenziana, corrispondente appunto agli anni della criptosignoria di Lorenzo il Magnifico, in cui un certo tipo di arte e un certo modo di rappresentare i soggetti e la scelta stessa dei soggetti con la predilezione per i soggetti mitologici poté rispecchiare certamente questa ondata di rinascimento che noi, usando una categoria senz'altro sommaria e approssimativa, definiamo rinascimento pagano, cioè l'interesse per la tematica della mitologia antica. Attenzione però, perché tutti questi argomenti sono sempre trattati simbolicamente e i simboli sono sempre riferiti a un universo, quello dell'Italia del 400, che è un universo fondamentalmente cristiano. Quindi anche quando si parla di vizi e di virtù, si traggono sicuramente dall'antichità ammaestramenti e riferimenti al mondo pagano, ma il contesto di riferimento è quello di una tradizione classico cristiana. Quindi usare un po' troppo disinvoltamente l'etichetta di rinascimento pagano porta poi a delle conseguenze fuorvianti. Quindi, chiarito questo, e quindi chiarito che anche l'età laurenziana fu fondamentalmente un'epoca di rinascimento classico cristiano, certamente ci fu un'ondata di interesse per tematiche celebrative, ad esempio della forza della vita, dell'impulso della vita, del piacere, il piacere di vivere, il piacere dell'amore. Tutto questo trattato con toni assolutamente originali che costituiscono tuttora l'ammirazione e l'incanto di noi posteri fruitori. Bene, tutto questo poggiava su alcuni presupposti che l'ordine domenicano, da ben prima di Savonarola, fu portato a contestare. All'interno dell'ordine domenicano è sempre stata presente nel corso del 400 una linea polemica contro l'umanesimo, definibile appunto come classicismo pagano o paganeggiante. Ma questo non dai tempi di Savonarola, ma dai primissimi anni del 400, quando era già chiaro all'olfatto quanto mai sensibile di questi domenicani censori abituati appunto a dare la caccia agli errori, alle deviazioni, alle eresie, era già chiaro che quella svolta umanistica nata sulla scorta della lezione di Petrarca, portata avanti dagli ammiratori di Petrarca e della classicità rivissuta in chiave petrarchesca, era già chiaro che tutto questo avrebbe portato a un allontanamento dal campo di riferimento della tradizione cristiana e della tradizione ecclesiastica. Di qui la denuncia e una diffidenza invincibile di questi ambienti nei confronti di questi sviluppi del Rinascimento. Savonarola non fu che l'epigono di questa linea di contestazione di un Rinascimento interpretato appunto come infatuazione del paganesimo dei valori o disvalori, per meglio dire pagani, nella loro interpretazione, nonché per i valori formali, considerati quindi il culto della bellezza fine a se stesso, che in qualche modo distoglievano la mente umana dalla contemplazione di Dio e di Dio nelle cose, quindi il riferimento teologico alla presenza o alla traccia di Dio nelle realtà mondane. Si trattava di polemiche estremamente impegnative sul piano teologico, ripeto, ingaggiate già agli albori della rivoluzione umanistica. Savonarola captò tutto questo, ne fece un caposaldo per un programma di riforma effettivamente portato a cambiare i comportamenti sociali, di qui una delegittimazione di alcune tendenze estetiche, letterarie, tipiche appunto dell'umanesimo rinascimentale. Ma accanto a questo dobbiamo anche pensare a una svolta nei gusti del pubblico fiorentino. Il pubblico fiorentino commissionò più che mai, durante l'epoca savonaroliana, ma anche dopo,
opere d'arte di argomento sacro. Certamente ci fu una notevole impennata nella richiesta di opere di argomento sacro che in alcuni casi si rifacevano al contenuto della profezia savonaroliana. In questo senso possiamo interpretare la svolta di Botticelli. Botticelli, esponente di punta del Rinascimento più lussureggiante durante l'epoca di Lorenzo de' Medici, lo stesso Botticelli che in epoca savonaroliana si converte alla committenza piagnona e addirittura dipinge quadri che hanno riferimento alle profezie di Savonarola e della sua cerchia. Ora, dobbiamo pensare a una crisi che certamente ci fu in Botticelli, ma dobbiamo pensare anche a un adeguamento della produzione di questo pittore alla domanda del mercato. La crisi di Botticelli fu condivisa da tutta l'élite fiorentina, perché tutti i fiorentini, dopo la svolta, la crisi, la catastrofe, il diluvio, come venne descritto in termini appunto biblici da Savonarola, cioè l'anno orribile del 1494, dopo quella svolta, e precisamente dopo il novembre del 1494, quando i Medici furono cacciati da Firenze, dopo quella svolta non fu più possibile vivere e interpretare i grandi valori dell'umanesimo laurenziano come se niente fosse stato. La cacciata dei Medici, il crollo di un regime che era allo stesso tempo il crollo di un mondo culturale con le sue idealità, le sue aspirazioni, ma anche le sue certezze, tutto questo crollò subitaneamente, certamente determinò una crisi della coscienza nell'intera cittadinanza. Da questa crisi emersero drammi titanici come fu quello vissuto dal giovane Michelangelo Buonarroti, che di fatto si portò dietro per tutta la vita impresso a fuoco nella sua mente il messaggio apocalittico di rigenerazione di Savonarola, con tutto quello che aveva determinato nei termini di entusiasmo, di aspettativa entusiastica nel pubblico fiorentino per un brevissimo torno di anni, ma in quei pochi anni sembrò che il mondo stesse per cambiare e che finalmente il bene, il divino, avrebbe fatto irruzione nella storia. Bene, tutto questo poi invece non si avverò, al contrario ci fu il martirio del profeta, il rogo, nel 1498, ma attenzione, perché per i fiorentini, per molte coscienze sensibili di Firenze e d'Italia, tutto questo non stava a significare che le profezie di Savonarola erano false, erano frutto di invenzione, stava piuttosto a significare che le forze del male e dell'anticristo erano prevalse nuovamente nella storia con più accanimento che mai, ma che alla fine il momento della liberazione sarebbe comunque sopraggiunto, anche se in una maniera più misteriosa e più imperscrutabile che mai. Ricordiamoci che la traccia savonaroliana persiste per decenni e decenni nella società di Firenze e dell'Italia e dell'Europa. E dell'Europa esiste un savonarolismo anche a raggio europeo. E di tutto questo è imbevuta la vicenda esistenziale, ma anche artistica di un Michelangelo Buonarroti, che da questo terribile annuncio di una renovatio che poi mai ci fu, ma che venne soffocata dalla Chiesa e dal Papato trasse un'energia creativa fortissima, titanica, sempre sul baratro della disperazione, ma sempre sorretta però da un anelito, da una speranza invincibile, come era appunto quella della profezia savonaroliana. Allora, abbiamo visto quindi la diffusione del savonarolismo, dei valori espressi dal messaggio di Savonarola, che escono dalle porte di Firenze, dai confini dell'Italia e si diffondono in Europa. Ecco, dopo questo passaggio sui valori, guardando alla vicenda di Savonarola attraverso una lente politica, dalla profezia del novello Ciro alla famosa presunta lettera intercettata dagli Sforza che sarebbe stata diretta a Carlo VIII,
Machiavelli chiama Savonarola profeta disarmato, ma dopo quella che il professor Pellegrini stesso inquadrava come internazionalizzazione della questione italiana nel 1495, quindi dopo la calata dei... Il giudizio di Machiavelli su Savonarola profeta disarmato è, come molti, tutti i giudizi di Machiavelli, estremamente acuto e penetrante, ma anche estremamente unilaterale e deformante. Savonarola non si sarebbe mai riconosciuto nel messaggio di Machiavelli, semplicemente perché per Savonarola la vicenda umana è sempre relativa rispetto a quello che è il suo compimento oltremondano, quindi in una prospettiva tipicamente cristiana, che è quella della vita dopo la morte, quindi il riscatto che poi il futuro porterà. Mentre per Machiavelli tutto si gioca in questo mondo. Dunque, in questa prospettiva si può certamente condividere il giudizio di Machiavelli su Savonarola, profeta disarmato, e addirittura un riformatore in qualche modo stolto ed enigmatico che rinunciò a un certo punto a spingere fino in fondo la lotta politica che lui stesso aveva ingaggiato facendo uso di mezzi violenti. Ricordiamoci che Savonarola fu l'uomo che nel novembre del 1494, alla caduta dei Medici, si interpose per prevenire un bagno di sangue che sarebbe certamente intercorso a Firenze fra i Medicei, che sarebbero diventati vittime dei loro nemici smaniosi di vendetta. Se questo non accadde nel 1494 fu perché Savonarola utilizzò il proprio carisma enorme di profeta popolare per pacificare le fazioni e quindi per impedire che la vita politica fiorentina, come avveniva normalmente, così come avveniva in tutte le città dell'Italia comunale, conoscesse l'inevitabile regolamento sanguinoso di conti. Questo non avvenne appunto perché Savonarola bloccò lo scadimento nella guerra di fazione. Negli anni successivi si aprì un intervallo connesso a un grande progetto di riforma del governo di Firenze all'insegna dell'ordinamento di natura popolare, quindi un allargamento della partecipazione politica e in modo particolare il protagonismo della forza politica del popolo, promosso da Savonarola in linea con le sue vedute secondo le quali una città che si governava Repubblica come Firenze aveva nel popolo la sua base, il suo fondamento, il suo radicamento e anche il suo presidio. Quindi rafforzare il popolo evitando la ricaduta nella tirannia. Questo implicò un uso estremamente esteso del carisma che Savonarola aveva come predicatore popolare per difendere il nuovo governo riformato di Firenze. Ovviamente i nemici del governo popolare di Firenze erano molti ed erano forti, erano particolarmente attestati alla corte di Roma, dove sobillarono il Papa all'intervento negli affari interni di Firenze per abbattere il detestato frate, amico del popolo e promotore della riforma popolare. Quindi il circuito fra politica e religione fu sì una caratteristica di Savonarola, ma fu altrettanto una caratteristica dei nemici di Savonarola, che intromisero il papato nella lotta interna alle fazioni di Firenze per abbattere il regime popolare patrocinato da Savonarola. Savonarola, di fronte agli esiti estremi di questo scontro, che chiaramente poteva preludere a un nuovo rigurgito delle guerre di fazioni, a uno scoppio di una nuova ondata di violenze civili, si ritrasse. L'ultimo atto della sua parabola politica fu caratterizzato dalla rinuncia. Davanti a una Firenze che stava conoscendo
un insorgere di forze anti-savonaroliane che, armi alla mano, avrebbero dato l'assalto al convento di San Marco e avrebbero determinato la cattura, l'imprigionamento del frate, di fronte a questo montare di forze ostili, armate e disposte ad arrivare alla violenza a oltranza, Savonarola si ritrasse e si lasciò catturare e decise di fungere da capro espiatorio per tutta questa situazione così satura di tensioni ormai incomponibili. Di fronte a questa scelta, un personaggio come Machiavelli non poté che reagire con l'irrisione più beffarda, come un profeta come tale appunto dichiarava di essere, che mette in moto una rivoluzione, poi all'ultimo si lascia catturare e si lascia abbattere da quella che è la reazione dei suoi nemici armati, senza muovere un dito e senza neppure mettere di mezzo la forza sociale del popolo che avrebbe potuto forse intervenire a suo salvataggio, ma che non venne chiamata in causa. Bene, questo comportamento apparentemente incoerente e certamente enigmatico da parte di Savonarola può certamente essere descritto nei termini di un profetismo disarmato, come appunto fu la diagnosi di Machiavelli. Ma se noi guardiamo a quello che è il grande modello del profetismo biblico, noi notiamo un'estrema coerenza di Savonarola con questo modello e troviamo anche una coerenza fondamentale del comportamento di Savonarola con quel modello che fu in effetti l'unico che lui dichiarò sempre di voler seguire, quello di Gesù Cristo, che in fondo conobbe un destino non troppo diverso dopo una parabola non troppo diversa per alcuni aspetti da quella savonaroliana, se consideriamo anche il messaggio di Gesù come una forma di rivoluzione. Tra la fine del 400 e l'inizio del 500 abbiamo figure come Torquemada, Savonarola e Bartolomeo della Scasa, tutte appartenenti all'ordine domenicano. Quali sono, diciamo, le differenze e le somiglianze tra i tre personaggi al netto della comune appartenenza all'ordine dei frati predicatori e come si pone l'ordine rispetto a Savonarola durante la sua predicazione e subito dopo? C'è un ordine compatto, c'è un ordine spaccato, c'è una speccatura magari a livello geografico tra... Bene, provo a rispondere, è una domanda molto, molto complessa e impegnativa. Sinteticamente. L'ordine domenicano oggigiorno è forse meno conosciuto dell'ordine francescano, ma è altrettanto rappresentativo di secoli e secoli di storia della Chiesa occidentale, in quanto fu promotore di una vera e propria riforma del vivere collettivo che doveva avvenire sia sul piano dell'intelligenza, ovviamente i domenicani sono l'ordine della teologia e del pensiero speculativo per eccellenza, e doveva però avvenire anche sul piano dei comportamenti pratici, individuali, ma soprattutto collettivi, perché la prospettiva medievale è incentrata soprattutto sulla comunità. Quindi è un ordine che ebbe un impatto gigantesco sull'evoluzione della società e della cultura dell'Europa e dell'Occidente fin dal XIII secolo, quando nacque, fino ai primi secoli dell'età moderna, quando poi pian piano il suo impatto sicuramente si affievolì, senza però mai venir meno. Dunque, per venire ai secoli di nostro interesse, cioè il XV-XVI secolo, diciamo il Rinascimento. Cosa fu l'ordine domenicano del Rinascimento? Ma fu la fucina di straordinarie esperienze intellettuali, spirituali, ma anche di promozione di apostolato sociale.
non fu mai un ordine unitario. E nonostante come dire, le teorizzazioni che soprattutto da parte domenicana inneggiavano all'unità e come dire a una sorta di principio di conformità organica delle parti nel tutto, questa è l'ecclesiologia domenicana per eccellenza, non fu mai un ordine unitario né coeso e né veramente organicamente collegato alla sede apostolica nella sua interezza. Cioè ci fu certamente un'anima domenicana che sposò la causa della Chiesa istituzionale, ma certamente ci fu un'altra anima dell'ordine domenicano che sposò piuttosto la strada della critica e fatalmente sfociò poi nella contestazione, come fu appunto il caso di Savonarola, che non fu l'unico caso di contestatore interno all'ordine domenicano in epoca rinascimentale. Quindi possiamo dire che l'ordine domenicano, questo è il segno della sua straordinaria fecondità, sviluppò molti indirizzi al suo interno. Pensiamo alla teologia. I domenicani sono l'ordine di San Tommaso d'Aquino, sì, ma sono l'ordine anche di Meister Eckhart, che era domenicano anche lui. Apparentemente non ci sarebbe nulla di più antitetico tra i due indirizzi teologici, Tommaso d'Aquino, Meister Eckhart. Eppure partirono entrambi da uno stesso tronco, innanzitutto da una stessa famiglia spirituale e poi da una stessa ricerca di intelligenza religioso, ovviamente poi declinato secondo strade molto diverse. Similmente nel Rinascimento ci fu un indirizzo ecclesiologico interno all'ordine domenicano che andò verso la difesa dell'ordine costituito. L'indirizzo del papalismo, di cui molti domenicani furono esponenti e apologeti. All'interno dell'ordine domenicano nel Rinascimento ci fu un indirizzo molto nettamente definito di difesa dell'ordine costituito, la restaurazione della monarchia pontificia nei termini di un papalismo che fu la cultura ufficiale dominante alla curia romana del Rinascimento. Ma nella stessa epoca ci fu anche un indirizzo opposto, sempre all'interno dell'ordine domenicano, che fu il conciliarismo, cioè la dottrina della superiorità del concilio sul papato, addirittura la possibilità per un concilio di giudicare il papa e di essere il tribunale chiamato a convocare a giudizio un papa inadempiente. Il conciliarismo, una forza estremamente importante ancora per tutto il 400 fino agli inizi del 1500, quando poi pian piano declinò per essere poi completamente schiacciato dalla monarchia pontificia che trionfò poi in età tridentina. Ma esiste un indirizzo domenicano conciliarista che è coevo a Savonarola. Quindi Savonarola, anche da questo punto di vista, non fu il solo all'interno dell'ordine domenicano del suo tempo a nutrire dubbi sull'evoluzione storica del papato per come stava andando. Altri suoi confratelli avrebbero articolato questi dubbi all'insegna di una dottrina molto chiara, cioè la giudicabilità del Papa davanti al Concilio. Savonarola non arrivò ad articolare questo sul piano dottrinale, ma si limitò alla denuncia, alla polemica, talora all'invettiva, nei confronti della corruzione della Corte di Roma. Però attenzione, perché nell'ultimo periodo della sua vita Savonarola fu tentato di fare causa comune con il conciliarismo. Quando Alessandro VI Borgia rischiò di essere convocato a giudizio davanti a un tribunale conciliare, Savonarola in fondo pensò che questa poteva essere la soluzione ai mali della Chiesa. Quindi ci fu un'esposizione finale nella vita di Savonarola a favore del conciliarismo. Per la maggior parte della sua vita Savonarola si attenne alle coordinate che vedevano appunto nel Papa
il capo della Chiesa, che non poteva essere sottoposto a nessun tipo di misura disciplinare se non appunto in casi di emergenza. Questo caso di emergenza sarebbe arrivato appunto durante il papato borgiano, quando Savonarola ritenne che la ormai era stata colmata e si sarebbe dovuti procedere per la via appunto del concilio come istanza giudicante del papato. Ma ripeto, tutto questo Savonarola non lo articolò in chiave dottrinale, altri suoi confratelli domenicani invece lo fecero. A differenza dei conciliaristi, che ritenevano il concilio superiore all'autorità papale, Savonarola fu sempre convinto che il papato era la suprema autorità nella Chiesa. Quindi Savonarola non fu un conciliarista, anche se ritenne che alla sua epoca il concilio avrebbe svolto una funzione benefica e provvidenziale, sottoponendo a processo Alessandro VI Borgia e possibilmente anche deponendolo. Ma quanto alla visione ecclesiologica di Savonarola, dobbiamo ribadire che fu una visione monarchica, cioè per Savonarola il capo della Chiesa è il Papa e la Chiesa poggia su quella pietra d'angolo appunto che è l'autorità petrina. Il problema sta nel fatto che il Papa può essere occasionalmente un Papa indegno e allora deve essere sostituito in questo caso. Quindi nel momento in cui il Papa si dimostra indegno, non è l'istituzione pontificia che va in crisi o va in pezzi, semplicemente il Papa deve essere giudicato e possibilmente sostituito, non quindi abbattuto e men che mai generando una rivoluzione di stampo conciliarista e assembleare nella Chiesa, come avrebbero voluto i conciliaristi. Quindi attenzione, Savonarola ritenne il concilio uno strumento opportuno alla sua epoca, ma non fu mai un conciliarista. Ecco, professore, questa contrapposizione tra Girolamo Savonarola e Rodrigo Borgia, Papa Alessandro VI, ha realmente, almeno dai documenti che abbiamo, raggiunto i livelli di confronto personalistico forte, o Savonarola si fermò a un certo punto e ad aizzare l'uno contro l'altro, soprattutto ad aizzare Alessandro VI, fu una parte dei cardinali, adesso visto che lei l'ha studiato molto a Scagno Sforza, che cercavano di fermare in qualche modo e magari trarre anche giovamento da questo conflitto, che tra l'altro era anche contemporaneo a un conflitto politico, perché poi Firenze tradizionalmente è filo francese. E quindi adesso un altro pezzo di domanda è anche: Savonarola vedeva Carlo VIII, oltre che come novello Ciro e quindi come contestatore della corruzione romana, anche in ottica politica, quindi favorevole a Firenze, aveva ricevuto dei riscontri per quanto riguarda ad esempio la sì, questione sì, allora, Pisana. Va bene, adesso scomponiamo la domanda che sì. È fatta di tante domande. Vabbè, cominciamo da una che è molto interessante. Gli artefici dell'incriminazione di Savonarola come eretico furono alcuni stati italiani e in modo particolare Milano e Venezia. E quindi stiamo parlando della casa ducale degli Sforza, che fu senz'altro l'elemento trainante in questo che possiamo definire l'affare Savonarola. Era difficile trovare nelle denunce savonaroliane della corruzione di Roma dei veri capi di imputazione per eresia. Perché da un certo punto di vista le lamentele contro lo scadimento della curia romana e della gerarchia ecclesiastica c'erano sempre state,
anche in quello che era il discorso pubblico e nella predicazione. Si trattò di ricavare da una serie di prese di posizione polemiche di Savonarola gli estremi per una denuncia quanto mai grave, come fu quella di eresia e di scisma. Altrimenti Savonarola non sarebbe mai stato trascinato a giudizio, non sarebbe stato possibile prendere alcun provvedimento disciplinare nei suoi confronti. Ma chi furono, quali furono gli architetti di questa manovra? E furono proprio gli Sforza di Milano, che avevano una grande consuetudine con tutte quelle traversie della Chiesa istituzionale che nel corso del 400 avevano visto il papato effettivamente andare in crisi davanti all'offensiva delle forze conciliariste, che erano particolarmente forti soprattutto oltre Alpe e soprattutto in Francia, ma anche in Germania. Quindi gli Sforza, che erano molto vicini a questo mondo, seppero elaborare una strategia che portò alla caduta di Savonarola. Sostanzialmente si trattò di provocare Savonarola ad alcune prese di posizioni, prese di posizione che vennero poi strumentalizzate tanto da diventare dei capi di imputazione. Ad esempio, fu riferito al Papa, ma naturalmente le voci che riferivano questo erano voci tendenziose, tendenti alla manipolazione, che Savonarola a Firenze aveva denunciato il Papa come eletto irregolarmente, e questo era vero perché Papa Alessandro VI Borgia era stato eletto facendo uso di un uso spregiudicato della simonia, cioè della corruzione dei cardinali elettori, ma addirittura da questo si poté inferire che Papa Borgia non era stato eletto validamente e non era neppure cristiano. E certe prese di posizione, certi provvedimenti del Papa non avevano validità giuridica. E quando il Papa, qualora il Papa avesse minacciato la scomunica, questa scomunica non era da ritenersi valida. Allora, affermazioni di questo tipo, opportunamente manipolate, furono riferite al Papa e offrirono agli esperti di Curia il materiale su cui poi venne elaborato un vero e proprio dossier che portò appunto all'imputazione da una parte di falsa profezia, cioè Savonarola venne imputato di imposture che aveva proferito dal pulpito, ma d'altro canto anche di eresia, nell'accezione che questo termine aveva nel 400, che non è l'accezione che ha oggigiorno, cioè qualsiasi forma di opinione, attenzione, che andasse a ledere l'unità della Chiesa istituzionale poteva essere già passibile di imputazione di eresia. Era ereticale in questo senso. Non esistevano dei confini molto, molto nettamente marcati fra lo scisma e l'eresia, cioè qualsiasi azione scismatica era di per sé anche eretica e viceversa, perché tendeva a lacerare l'unità della comunità. Di conseguenza il comportamento di Savonarola venne presentato al Papa in questi termini. Il Papa, d'altro canto, era estremamente infastidito dalle accuse che venivano appunto riferite, gli venivano riferite da Firenze, ripeto, da parte di informatori tendenziosi e addirittura calunniatori che puntavano a distruggere la figura morale di Savonarola per arrivare ad abbattere il regime popolare di Firenze. Questo regime popolare di Firenze era la principale ipoteca che il re di Francia aveva per condizionare lo schieramento della Repubblica Fiorentina sullo scacchiere internazionale, cioè Firenze sarebbe stata una potenza filo-francese solo fin tanto che le forze popolari fossero state al governo di Firenze e a Firenze ci fosse stato un profeta come Savonarola che aveva legato strettamente il proprio annuncio di riforma della Chiesa a un'azione politica della Francia in Italia. Ricordiamoci che la calata di Carlo VIII nel 1494 fu legata
per motivi propagandistici al proclama di un'iniziativa di riforma della Chiesa. A questo proclama Savonarola legò a doppio filo la propria causa. Quindi Savonarola si propose come riformatore in Firenze, pensando in qualche modo di appoggiare la propria azione a una messa in discussione dell'autorità papale che sarebbe avvenuta contestualmente a un'invasione francese della penisola, cioè un concilio convocato da Carlo VIII re di Francia e dalla Chiesa gallicana, di fronte al quale Alessandro VI Borgia sarebbe stato convocato a giudizio e l'imputazione sarebbe stata di simonia. Savonarola e i nemici di Papa Borgia non pensavano tanto al notorio malcostume e ai comportamenti licenziosi del Papa come a capi di imputazione tali da portare alla sua deposizione. Questi capi di imputazione avevano un'efficacia piuttosto limitata nell'orizzonte dell'epoca, ma l'imputazione di simonia, quella sì, il traffico di cose sacre per denaro, era un peccato imperdonabile che avrebbe effettivamente potuto giustificare la deposizione di un papa. L'ultimo passaggio del professore è stato molto stimolante perché in un certo senso Carlo VIII spariglia la contrapposizione concilio e papa, perché la riforma della la Chiesa era il cavallo di battaglia dei conciliaristi, quello degli anticonciliaristi era la crociata. Carlo VIII scende mettendo insieme queste due cose. Ecco, se n'è andato. Ok, rispondo io sulla crociata che va benissimo. Quando si parla della vitalità dell'ordine domenicano nel Rinascimento, di cui la vicenda di Girolamo Savonarola nel bene e nel male fu una straordinaria testimonianza, si deve anche pensare all'ideale della guerra santa e della crociata. I domenicani del Rinascimento sono in gran parte sostenitori di un revival della crociata, predicano quando possono la spedizione contro l'infedele e sono comunque dei sostenitori dell'ideale della guerra santa. Così, ribadendo questo concetto, si capiscono meglio alcuni aspetti anche della personalità di Girolamo Savonarola. Savonarola non predicò mai apertamente la crociata, che del resto ai suoi tempi non fu bandita propriamente, ma fu certamente un grande sostenitore della guerra santa come sforzo individuale e collettivo lungo la via di Dio e allo stesso tempo come mobilitazione collettiva della cristianità contro un nemico che di volta in volta può essere un nemico esterno che insidia le frontiere, ma può essere anche il nemico interno della degenerazione, della corruzione, della disunione. Se noi teniamo presente questo, vediamo che anche nella mobilitazione interna a Firenze ci sono alcuni elementi da guerra santa che sono tipici appunto dell'ideologia della crociata che in epoca rinascimentale conobbe tra l'altro un risveglio straordinario, anche perché ricordiamoci che il pericolo turco ai tempi di Savonarola era ormai vicino, molto vicino all'Italia e qualsiasi profezia che riguardasse un riscatto in un tempo futuro doveva sempre fare i conti con il fatto che nel presente l'impero ottomano, quindi il nemico dichiarato della fede cristiana, stava vincendo e stravincendo sui campi di battaglia. Ecco perché Savonarola profetizza l'imminente conversione dei musulmani, oltre che degli ebrei, al cristianesimo. È un modo per razionalizzare le vittorie dell'impero ottomano che a quel tempo, ricordiamolo, aveva ormai travolto tutto il mondo greco, buona parte del mondo balcanico e proprio in quel torno di anni si stava affacciando alle frontiere del Friuli e ricordiamoci che nel 1499 avrebbe avuto luogo la famosa incursione turca nel Friuli. Sono pericoli vicini, anzi presenti, alla mente di Savonarola e del suo uditorio. Grazie al professor Pellegrini per il suo intervento veramente
illuminante sul suo libro di Savonarola. Voglio ringraziare anche Francesca Fiorletta dell'editrice Salerno per la sua sempre grande disponibilità e collaborazione in questi appuntamenti culturali che facciamo con Italia Medievale, e anche la Salerno editrice per questo impegno nella pubblicazione di queste opere di alto valore culturale. Lascio i saluti al professore e a Maurizio. Bah, io intanto, prima di chiudere, volevo ricordare che abbiamo presentato l'ultimo saggio di Marco Pellegrini, Savonarola, 372 pagine a 25 euro, Salerno Editrice 2020, per cui un libro che va sicuramente acquistato e che credo questa videopresentazione abbia aiutato a invogliare nell'acquisto, me senz'altro, ma penso anche tutti i nostri ascoltatori. Quindi, professor Pellegrini, grazie tantissime, è stata una presentazione estremamente interessante e saremmo stati qui ancora di più a parlare con lei di questo personaggio così particolare, no? E chissà che non possa esserci un'occasione dal vivo a Milano, magari, sì. Chi lo sa. Vi ringrazio, sono io che ringrazio voi, ringrazio il pubblico che avrà la pazienza di seguire questa registrazione che abbiamo appena compiuto, e sì, credo che ci saranno delle presentazioni di questo libro nell'autunno del 2020, perché le stiamo mettendo in cantiere, quindi certamente ci sarà un occhio di attenzione anche a Milano, ovviamente. Oltre a salutare appunto e ringraziare di cuore il pubblico d'Italia Medievale, tengo a dire che per qualsiasi presa di contatto, anche solo per una semplice curiosità o per il piacere di scambiarci informazioni e impressioni, io sono sempre disponibile al mio recapito istituzionale per email, che è quello dell'Università di Bergamo, che è molto semplice da rintracciare. Quindi, nel caso ci fosse qualche amico che avesse voglia appunto di intrecciare o proseguire appunto un dialogo che adesso abbiamo cominciato, sono sempre a disposizione. E d'altro canto mi riprometto e spero di tornare fra di voi in questa sede per presentare anche qualche mio libro futuro, perché spero appunto di scriverne ancora altri e di poter avere sempre la vostra attenzione e la vostra simpatia che mi avete accordato in questa circostanza. Grazie. Ce l'auguriamo anche noi, senz'altro, e quindi ricordate di continuarci a seguire sul nostro canale YouTube, lo trovate dal nostro sito www.italiamedievale.org. E arrivederci al prossimo incontro. Quindi. Arrivederci. Queste non son più lacrime che fuori, sparco per gli occhi con si larga vena. Non soffrirò le lacrime.